Seguite la mia voce come se vi guidassi un po' in una meditazione. Usate il vostro respiro come portale per la presenza nel corpo, quindi siate consapevoli di ogni volta in cui inspirate e ogni volta in cui espirate. Da adesso per i prossimi minuti, anche mentre leggeremo, cercate di non dimenticarvi mai del fatto che state respirando. Nel contempo, senza mai dimenticarvi del respiro, cercate di sentire i piedi che poggiano sul pavimento. O comunque portate la consapevolezza ai piedi, sentite bene i piedi. In qualunque posizione siate, sentite le gambe. Sentite tutto il corpo fino alla vita. Poi salite, sentite anche l'addome e tutto il busto fino alle spalle. Dalle spalle giù, fino ai gomiti, ai polsi, alle mani, le dita delle mani, la punta delle dita. E tornate su. Fino alle spalle. Ora sentite anche il collo, attraverso il collo sentite tutta la testa. Il viso, le orecchie, il naso, le labbra, le palpebre. E sentite tutto il vostro corpo nella sua interezza. Tutta la vostra consapevolezza è centrata sul corpo. E nel contempo sentite ogni movimento di inspirazione e di espirazione. Ora che siete consapevoli del corpo, osservate anche cosa succede a livello mentale? Se si affaccia un'immagine mentale, la trattenete per un secondo e poi la lasciate andare. Osservate il pensiero che si forma, come se foste spettatori distaccati, e poi lo lasciate andare. Mentre siete attenti al corpo e ai vostri processi mentali, cercate di sentire anche cosa succede a livello emotivo. Sentite semplicemente che emozione state provando adesso, senza rimuoverla, senza etichettarla. E sentite, restate in questo stato in cui sentite, sentite il corpo, sentite le emozioni che scorrono, il respiro. Testimoniate i pensieri, cercate di trovare ora in questo stato di piena consapevolezza quell'emozione da cui di solito scappate sempre. Cercate di evocare adesso volontariamente la vostra ferita emotiva. Cercate di sentirla. Cos'è quell'emozione, quel dolore, quella tristezza, quell'inquietudine che è sempre lì sullo sfondo? Fate un atto d'amore, lasciatela libera e fatela uscire. Accogliendola con consapevolezza, la sentite. E ora immaginate che questa parte ferita di voi possa essere toccata dall'amore perfetto di Gesù. Restate in questo stato di consapevolezza e immaginate di essere lì nella scena dell'ultima cena con Gesù.
Immaginate di essere vicini, di essere vicine a lui, di essere sedute o seduti vicino a lui. Immaginate un essere da cui emana un amore perfetto. Immaginate che lui vi guardi negli occhi. Cercate di immaginare lo sguardo di qualcuno che ha potuto dire parole meravigliose come quando ha decantato la bellezza dei giri nel campo, di qualcuno che quando guarda voi o qualunque fratello vede sempre e soltanto il Padre, il Divino, di qualcuno che non giudica. Di qualcuno che ama l'essere in modo perfetto, di qualcuno che vive in uno stato di gioia traboccante, di compassione infinita. Cercate di percepire come dalla sua persona emana questa vibrazione. Cercate di vedere Gesù fisicamente, non immaginatelo come un'entità astratta. Di vedere questo bellissimo ragazzo di 33 anni, con un po' di barba, i capelli lunghi, leggermente spettinati, e vi guarda da questo sguardo terreno di un essere umano, di un ragazzo, però traspare questo amore divino. Questa compassione perfetta, questo coraggio perfetto, questa forza. E ora siamo lì, alla cena con lui, e lui ci parla con queste parole. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando. Amatevi gli uni gli altri. Potreste vivere il resto della vostra vita con questa energia, con questa presenza, perché alla fine è questo che Gesù ha insegnato ed è questo che lui vuole, che noi non siamo mai soli, ma sempre in presenza di questa forza. Come lui ha detto, sarò con voi ogni giorno fino alla fine dei tempi.
può essere così se lo vogliamo, sempre.